Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e proseguiamo la nostra speedrun verso i 2000 e oltre contro George Kaplan 67 da Cipro, dovrebbe essere Cipro, e giochiamo sempre C4, G3. Ok, qua il nero gioca il 6 di 5, quindi una delle risposte più pop. Noi facciamo cavallo F3 e vediamo un po' che succede qua. Vediamo se... ok, lui gioca C5, un po' come l'altra volta. Adesso possiamo giocare veramente in stile Tarrasch, quindi presa D4. Vabbè, diamogli la possibilità di giocare D4. Vediamo se la coglierà. Ma non credo. Giocherà a cavallo C6. Vabbè, arrocco e adesso mangeremo e giocheremo D4. E vedremo se capiterà un pedone di nonno isolato, un chissà cosa. Presa D4. Ok. Chess.com dice Agincourt Defense. Agincourt non ho mai sentito come nome. Ignoranza mia. Cavallo per D4. C per D4, cavallo per D4. Ok. Cavallo per D4 qua non è una grande scelta, proprio a livello filosofico. Il nero ha la debolezza, cioè un pedone isolato, e va a cambiare i pezzi. Per che motivo dovresti cambiare un pezzo? Uno potrebbe dire, però ti ha centralizzato la donna e la donna al centro non sta bene. Ok, non sta bene se il nero può tirare fuori i pezzi attaccandola e facendomi perdere tempi, ma questo non è il caso. La donna in D4 sta molto bene qua. E anzi, dopo cavallo C3 inizieremo subito a dare fastidio al pedone D5, che secondo me cadrà anche rapidamente, no? Abbiamo una, due, tre mosse molto naturali, tutte che vanno ad attaccare un pedone D5 già attaccato due volte e difeso solamente due volte. Quindi, secondo me l'apertura del nero è stata un po' un fallimento qua. Però, ok, si lotta sempre. Questo giocatore cipriota. Ok, è appena entrata un'ape gigante in casa. Molto molto bene. Grandi le api, però. Ok. Manteniamo la calma. Ah, che fatica. Alfiere 6 arriva. Torre di 1 sembra molto normale. L'ape è sparita, quindi non so se prenderlo come un buon segno. Ok, sembra che stia per uscire. Oh, è uscita, adesso vado a chiudere la finestra. Ok, meglio così. Torre di 1. E adesso come lo difendiamo questo? Giorgio, no, non lo puoi difendere D5, no? Ok, mettiamo che si rassegni e giochi una mossa come arrocco. A questo punto ce lo mangiamo quel pedone. Vale la pena? Sì, forse. Possiamo anche aspettare, eh? Non c'è nessuno che ci corre dietro. Il pedone cadrà praticamente in ogni universo parallelo. Però, magari andiamo a vedere com'è la situazione alla fine di tutti i cambi. Presa.
Pacchi non mi sembra che possa. Ok, c'è il fiore F6 che è un po' scomoda effettivamente, però. Avrò tante mosse qua, donna D3. Chi lo sa? Non lo so, posso giocare anche mosse normali, al fiore F4 e attendere il momento migliore per papparmi sto pedone. Magari alla fine dello sviluppo. Fiore F4. Non so perché mi ispira questa mossa al fiore F4. Forse voglio fare al fiore 5. Vabbè, al fiore F4. Mettiamo una mossa normale. Torre C8, forse mi mangio questo. Però magari si attiva un po'. Non lo so. Ti devo dire. È un po' meno semplice di quello che mi aspettavo. Io veramente ho paura di torre C8 al fiore C5. Cioè siamo messi davvero... Siamo messi malissimo comunque se abbiamo paura di sta roba. Al fiore G5 invece la cosa che non mi piace è che non sto più minacciando questa perché... Cavallo per D5 questa. Piccola combinazione. Mette i bastoni fra le ruote. Non lo so, mi sento un po' fifone a non mangiare sto pedone, eh. Perché non sto mangiando sto pedone? Dai, proviamo a mangiarcelo e vediamo cosa succede. Io credo che per lui la scelta migliore sia presa, alfiere F6 e disperare di essere più attivo con gli alfieri. Però vediamo. Ho sempre paura a mangiarmi i pedoni così che sono lasciati lì. Abbiamo visto donna di 3 o donna di 2. Ah, vabbè, ma donna di 7 che mossaccia è? Ma scusami, io mi sto facendo mille pare. E tu te ne esci con donna di 7. Ma... Per E6 adesso il bianco non ha più mezzo problema che sia uno, perché riuscirò a sviluppare l'alfiere. Riuscirò a farmi tutti i cavoli miei. Tipo donna per, posso fare donna E3, posso fare alfiere E3. Alfiere E3 sembra la più saggia. E scherma l'attacco della donna su E2. Sviluppa l'alfiere in una casa decente. E su torre di 8. Posso anche mangiare A7 a sto punto. Fatto 30. Sono 31, ce li mangiamo tutti. E buonanotte. Torre A8 mi mangio pure questo. No, vabbè, ha giocato male. Ha giocato semplicemente male lui. Male. Torre di 1. E qui? Non credo che ci siano più speranze per il nero. Adesso... Ok, se mangio questo, lui mangia questo. Però c'è questo in presa. Ok, B6. Così se mangio può mangiare lì, ma... Arriva l'abbandono e ci sta qui. Ci sta. Ok, andiamo avanti, facciamo un'altra partita contro Sharam K1. E giochiamo D4, D5. Proviamo a fare gambetto di donna. Gambetto di donna molto solido, cavallo F3, cavallo F6. E ci giocano la inglese, la catalana. Sorry. Sulla catalana giochiamo D per C4, questa è la mossa più popolare, credo. E alfiere G2 e C5 dovrebbe essere proprio la super main. Vabbè, cavallo E5 che mossa è, scusa? Si può fare cavallo E5 subito così? Ma... Donna D5 F3, questa è l'idea, però...
Scusami, su cavallo c6. Su cavallo c6 vuole mangiare, mangia al fiore g2. Però su cavallo c6, se mangia, io ho donna di 5 qua. Ah. No, non sono sicuro di questa cavallo. Non mi dice niente sta cavallo e 5. Deve essere... forse una cazzata. Però, ok, rispettiamo queste scelte. Perché cavallo c4 perde subito, no? Donna di 5, attacco sia il cavallo che la torre. È un attacco doppio... il più classico degli attacchi doppi. E cavallo per c6, ho donna di 5. Questa è una mossa che... è un po' difficile. Oh, cavoli, donna d5. Cavallo c6, se si sposta, perde la torre in h1. Se gioca f3, a questo punto mi mangio il cavallo di donna. E a questo punto ho un pedone in più che sembra un pedone in più vero. Perché ora che ti riprenderai questo, non so se riuscirai a riprendertelo quello. Farò b5. Pedone in più. Butta via. Sappiamo che non siamo abituati a avere i pedoni in più in questo canale, però quando possiamo mangiarceli, ce li mangiamo. Questa è una grande regola che mi sono dato all'inizio della mia carriera scacchistica. Quindi nonna d5, f3 deve fa. Che deve fa? Non può, non ha magie oscure. Sacrificare la qualità sarebbe not enough, sicuramente. E, ok, torre g1 mi sembra assurda. E cambierebbe davvero molto poco rispetto alle varianti che stiamo vedendo. Quindi si è calato in una profonda riflessione. F3 è arrivata dopo più di 3 minuti di riflessione. Adesso ci mangiamo il nostro cavallino in c6. E la posizione è ottima qua, credo. Cavallo c3. Ora direi di iniziare subito a muoverci, diciamo, in funzione di cercare di tenere sto pedone, che è un po' il nostro pedone che è lasciato là un po' a caso. Però dopo b5 alfiere b7 sembra che il nero abbia uno sviluppo estremamente naturale, no? Anche nonostante quello che è successo in apertura, non abbiamo concesso niente in cambio di questo pedone. Forse anche a 5 ha senso per fare b4. Ah sì, dai. D'altronde non siamo in ritardo di sviluppo, non siamo... siamo minimamente in difficoltà, quindi possiamo anche lanciarci questa a 5, sfruttando il fatto che la torre è difesa, no? Quindi qua posso fare b4. Ancora f4 non è minacciata, presa. E qua... ah, donna per a8. Ok. Questa è una cosa che non dovrebbe succedere, che a mossa, cioè tu scegli l'apertura, di fatto lui ha giocato un gambetto di donna con la catalana, io gioco la mossa più popolare e a mossa 5, giochi cavallo e 5 che probabilmente non è una buona mossa. E quindi a mossa 5 col bianco a 1800 punti... diciamo le nostre varianti principali, almeno la variante principale dovremmo conoscerla a 1800. E se avete 1800 e vi capitano queste cose, dovete studiare di più. Poi, vabbè, una volta ogni tanto ci può stare, però. Non è un buon segno, ecco. Donna 4 scacco, ok. Anche qui, forzare le donne con materiale in meno non è il massimo della vita. Cavallo a4, alfiere d7, ora cavallo c5 sembra forzata. Ok, possiamo anche mangiarcelo. Okay. Mangiamoci tutto quanto.
Ok, metteremo l'alfiere, non so, in C6, tipo. E ok, in caso di alfiere D2 abbiamo B3. Abbastanza sereni. Adesso magari ne approfittiamo per giocare cavallo D7. Ok, bisogna stare attenti che questi un attimo che diventano deboli di nuovo, quindi... Cavallo D7, alfiere E3. Re E7, torre C1. Questo lo possiamo difendere così, tipo. Era un po' artificiale la cosa. Magari posso giocare torre A8, torre per C4. Deve esserci della tattica che ci porta. No, vabbè, intanto facciamo re e7. Tanto più o meno il re andrà a finire qua, alla fine della fiera. Perché dove dobbiamo metterlo? Alfiere e3. Quindi abbiamo risparmiato questa mossa. Adesso abbiamo questa mossa extra. E possiamo fare torre a8 intanto. Tanto su torre c8... Oddio, male che va, possiamo fare alfiere B5. Se va male. Ma contavo di poter giocare una difesa un po' più attiva con torre A2. Ok, alfiere D4. Torre A2 lo stesso, direi. Iniziamo a dare fastidio a sto pedone. E poi abbiamo dei temi con C3, presa, B3. Una cosa di sto tipo. E... Ok, torre B1, un'altra mossa molto passiva. Molto, molto, molto passiva. Andiamo avanti. Alfiere A4, miglioriamo i pezzi. Magari alfiere C2, B3. Oh, cerchiamo una costruzione aggressiva da quella parte. Ok, l'ideale sarebbe riuscire a fare così, ma sa che non riuscirò mai a fare re c6 impunemente. Ok, e4 subito. Allora forse riuscirò a farlo dopo e4, perché si è messo altri pedoni in mezzo alla strada. Quindi facciamo re c6, re di 7, re c6. Sì. E ora su E5 c'è sempre cavallo D5, quindi questa non è una mossa che mi preoccupa. Il cavallo va in una casa fantastica. Ok, su alfiere F1, alfiere B3. Ah, però c'è torre C1 dopo. Ups. Ok, non credo di aver compromesso le cose, però... un attimo attento. No, devo fare C3 qua. C3 mangia B3 alfiere C4. No, non bene, non bene quello che sta succedendo. Mi sta un po' scappando, mi stanno un po' scappando controllo di sti pedoni maledetti. Vabbè, intanto il file di 3 la facciamo. No, mi sa che lo perdo C4 alla fine. Che roba. Sono un mona. Ok, naturalmente potrei giocare così, ma alfiere C4 torre A3, però boh, mi sembra una schifezza. Quindi meglio rimanere attivi, forse. Forse ho alfiere C2, torre C1, alfiere D3. A che serve? Tanto alla fine mangia qua, io mangio qua, torre D1 e siamo punto a capo, cade sempre quello. Che storia, che storia. Allora dai, giochiamo alfiere B3, su torre C1, re C6, mangerà qui, io rimangerò e... Vabbè, avrò il re molto più attivo del suo, quindi giocherò comunque per il vantaggio.
sicuramente le cose sarebbero dovute andare diversamente, però ce la faremo comunque. Con un po' di culo, come si dice in gergo tecnico. Torre C2, C6, evitiamo di beccarci delle spiacevoli C6. E adesso andiamo cavallo D7 e 5, proviamo a fare una roba del genere. Sul cavallo D7, se ci mangia questo, io do per scontato che dopo una mossa come F6 l'alfiere sia talmente tanto tagliato fuori che ci va bene lo stesso. Adesso ci mangia questo, però adesso si vede, cioè la posizione è sembra pari, però in realtà il nero al re è troppo più attivo. Secondo me la posizione è più vinta che pari. Tra l'altro posso giocare B3 immediatamente qua. B3 immediatamente. Se fa torre di 2 cade questo. Se fa torre qua cade questo. O scacco tra l'altro. Ok, potrei anche fare così, ma B3 sembra più diretta, no? B3, torre di 2. 3 per. E se mi entra in settima cade B2. Questo pedone è già arrivato. Quindi ok, dopo B3 credo che la situazione sia tornata sotto controllo. Siamo re per C5, adesso il piano è veramente banale, cioè spingere il più possibile sto pedone C. Facciamo re B4. Torre D4, faccio re B5, ma lui dovrà comunque tornare in D2 a difendere la situazione, quindi non è che rischia di attivarsi, ecco. C5, C4, C3. E andiamo a portarla a casa. In some way. No, prima I5. In modo tale che lui non possa venire qua con re su C4. Questa non è una mossa necessaria, ma giusto per sicurezza. Poi C4, C3. Tra l'altro possiamo giocare C4, re qua e torre per B2, probabilmente. Ok, forse non dovrei complicarmi la vita, ma proviamo a far vedere questo concetto dei due pedoni in terza, che valgono quanto una torre. Se non di più. Ok, torre per B2, vado abbastanza tranquillo qua. La mia incredibile esperienza, grazie alle mie due lauree, posso valutare come vinta questa posizione. Questi pedoni sono forti quanto una torre. In questo caso più forti di una torre. Torre B1, C2. Minaccio la promozione. Poi faccio re C3, B2. Il re rimane tagliato fuori qua. E invece va in settima. Gioco B2. Deve comunque tornare in prima. E arriva anche C2. No, riesco a spingerli troppo facilmente questi pedoni. In caso di sacrificio di torre, l'altro pedone vince facilmente perché c'è il re sempre a tenerlo per mano. Quindi, siamo contenti qua, no? C2, re C3. C2, B2 anche, esatto. Senza. Ok, qua potrei fare B2, ma è più sicura re C3, no? B2 la faccio alla prossima. Tanto il bianco non può migliorare la posizione dei suoi pezzi. E avremo una donna in più tra pochi secondi. Potrebbe anche abbandonare qua, esatto. Va bene, dai. Anche questa è andata bene. Un infelice esperimento sulla catalana. Questa cavallo E5... Esatto, cavallo C6 è la mossa migliore. Cavallo C6 su cavallo per C6, donna D5. Ok, queste sono le mosse più accurate per avere vantaggio col nero. Dopo poche mosse, naturalmente deve essere collaborativo il bianco. Cioè, cavallo E5 è una mossaccia. Dai raga, allora noi ci vediamo domani sempre alle 14 per il prossimo video. Voi iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e mettete like. Ciao a tutti ragazzi!